Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sicurezza domestica e questa volta lo facciamo in compagnia di lei, videocamera di sorveglianza della Sance 2K motorizzata Wi-Fi con batterie ricaricabili e pannello solare per mantenere sempre cariche le batterie. Allora, lei è una videocamera di sorveglianza interessante, perché comunque è una videocamera di sorveglianza che ha un prezzo davvero accessibile, ma con caratteristiche e performance e soprattutto un comparto tecnico per quanto riguarda la completezza della confezione davvero interessante, appunto perché abbiamo all'interno già anche il pannello solare. Ma prima di guardare tutte le sue caratteristiche e di vedere come funziona e come si comporta questa Sance motorizzata, andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo un manuale di istruzioni in lingua inglese, un adesivo di segnalazione di presenza di videosorveglianza, poi abbiamo il pannello solare per mantenere ricaricata sempre la batteria della nostra videocamera con presa Type-C, poi abbiamo il supporto del pannello solare da fissare alla parete, poi abbiamo un cavo USB Type-C per la ricarica, un cacciavite per andare a montare quello che sono i Fisher che troviamo in dotazione per fissare sia la videocamera che quelli che servono per fissare il supporto del pannello solare. Poi troviamo le viti di fissaggio della videocamera alla staffa che va fissata al muro, che è questa, quindi possiamo andare a fissare lei al muro e poi la videocamera di sorveglianza l'andremo a fissare alla staffa. Ed infine ecco qua la nostra videocamera di sorveglianza della Sance, un prodotto sicuramente interessante per il prezzo, per le caratteristiche. Possiamo inserire qua sotto una presa micro SD per registrare dei piccoli clip video o le foto che lei scatta, qua sotto possiamo andare a collegare il pannello solare o collegare ovviamente un alimentatore per andare a ricaricarla nel caso non utilizzassimo il pannello solare. Ed infine troviamo l'obiettivo col sensore di rilevamento e di LED illuminazione notturna. Ed ecco qua la nostra Sance motorizzata. Come abbiamo detto, lei è un dispositivo low cost, il prezzo su Amazon si aggira intorno agli 80 euro, poi con i coupon sconto che spesso Amazon fa applicare nella pagina d'acquisto, o se riesco a recuperarlo io lo trovate comunque qua sotto in descrizione insieme al link di acquisto. Questa videocamera di sorveglianza ha delle caratteristiche sicuramente interessanti in questa fascia di prezzo, come abbiamo detto, partendo da quello che è tutto quello che c'è nella confezione, quindi la videocamera che ha batterie incluse, wifi e pannello solare, quindi una telecamera che diventa completamente autonoma per quanto riguarda quello che è l'alimentazione. Abbiamo la videocamera di sorveglianza che, come abbiamo detto, va collegata alla nostra rete wifi. Come sapete, ormai è diventato davvero elementare collegare queste videocamere di sorveglianza alla nostra rete domestica, quindi alla sua applicazione nello smartphone. Infatti state vedendo in sovraimpressione la procedura super semplice per andare a collegare il dispositivo alla sua applicazione. Ovviamente questa procedura la andiamo a fare solo una volta, quando andiamo a tirare fuori la nostra videocamera di sorveglianza dalla confezione. Una volta associata alla nostra rete wifi, lei sarà pronta all'utilizzo e sempre disponibile nel nostro smartphone per inviarci notifiche, per inviarci allarme o vedere noi live cosa sta succedendo in una determinata area che abbiamo deciso di sorvegliare con la nostra videocamera di sorveglianza. Allora, come abbiamo detto, le sue caratteristiche principali sono la connessione wifi, l'autonomia dell'energia. Lei è una videocamera 2K 4 megapixel, ha possibilità di ruotare fino a 350 gradi, quindi abbiamo una copertura quasi totale tra rotazione e inclinazione, come abbiamo detto motorizzata. E è un altro punto di forza, e questo è sicuramente un lato che mi è piaciuto tanto, perché è molto reattiva con il movimento sul quello che è il pad all'interno dell'applicazione, che la fa muovere, ma tutte cose che vedremo comunque tra poco. Poi ha la possibilità ovviamente di rilevare solo figure umane o qualsiasi tipo di movimento, e abbiamo la possibilità di vedere ovviamente in notturno, quindi al buio, sia con infrarossi che utilizzando i LED qua sopra, quindi vedere a colori anche quando è buio. E poi ha una funzione interessante che non tutte hanno, una sirena inclusa che va a suonare quando viene rilevato un movimento. Soprattutto
soprattutto con la possibilità di tanti tipi di avvertimento e la possibilità anche di andare a creare noi un nostro allarme. E quello che mi è piaciuto tanto di questo allarme sonoro è anche la potenza del volume, perché andandolo ovviamente a regolare con un cursore, come vedremo tra poco, possiamo raggiungere davvero un suono molto forte. Questo è sicuramente una cosa che non tutte le videocamere di sorveglianza hanno, cioè una potenza di suono dell'allarme, perché tante hanno sì queste sirene incluse, ma con un volume non altissimo. Qua, con la possibilità invece di regolarlo, abbiamo un suono davvero molto alto. Lei, essendo ovviamente una telecamera da esterno, è impermeabile IP65, quindi può resistere tranquillamente a pioggia, freddo, neve, quindi qualsiasi tipo di condizione meteorologica lei ovviamente è in grado di sopportarlo. E poi abbiamo un audio bidirezionale, quindi potremo parlare nello smartphone e far uscire l'audio dalla videocamera, o viceversa sentire nello smartphone quello che riceve la videocamera per quanto riguarda il suono. Quindi lei ha un microfono e ovviamente anche un altoparlante per far uscire la nostra voce. Adesso andiamo a vedere quali sono le sue opzioni per quanto riguarda la configurazione, per ottimizzare appunto in base alle esigenze questa videocamera di sorveglianza della Sunset. Allora, innanzitutto prendiamo lo smartphone. L'applicazione da scaricare si chiama ICSEE, che è disponibile sia per iOS che per Android. Andiamo ad aprirla. Una volta che ci saremo registrati, che ovviamente serve la registrazione come tutte le applicazioni, quindi con una password e un username, abbiamo la possibilità di entrare subito in quello che sono le sue caratteristiche. Allora, possiamo entrare in impostazioni. Qua potremo dare un nome a quello che è il dispositivo. Io ho lasciato quello di default in questo momento. Poi abbiamo autenticazione password per avere delle sicurezze, perché comunque è una videocamera di sorveglianza, quindi possiamo avere anche necessità di avere più sicurezza per quanto riguarda la possibilità di impedire accessi appunto a quello che è la videocamera. Lingua del dispositivo inglese. L'applicazione, come vedete, è in italiano, ma lei quando parla parlerà in inglese. Poi abbiamo Alarm Smart, che è diciamo la parte quella più interessante della videocamera di sorveglianza, perché abbiamo la possibilità di ricevere sul telefono le notifiche, in questo momento disabilitate perché sennò continuerebbero ad arrivarmi. Poi possiamo abilitare il PIR di rilevamento, quindi il sensore di rilevamento che possiamo andare ad attivare o disattivare. Poi potremo andare a regolare la sensibilità, vedete, del sensore di rilevamento. Possiamo andare a rilevare anche solo la figura umana andando a attivare appunto questa voce. Poi abbiamo una voce interessante che è programma di rilevamento. Qua possiamo andare a attivare appunto quello che è il rilevamento della videocamera di sorveglianza solo in determinati giorni, in determinati orari, quando sappiamo che abbiamo quella necessità, quindi non ci arriveranno notifiche a oltranza quando sappiamo che in quegli orari comunque siamo in casa noi. Quindi possiamo andare a configurare anche questa parte, che è interessante per una videocamera di sorveglianza. Poi abbiamo modalità di registrazione, quindi la possibilità, andando ad attivare, di registrare all'interno della micro SD. Come abbiamo visto nel video dell'unboxing, si inserisce qua sotto una micro SD e possiamo andare a decidere di quanto vogliamo registri il filmato quando lei rileva un movimento. Possiamo farlo di 5 secondi fino a 20 secondi. Dopodiché abbiamo volume, allarme, camera, che è quello che vi dicevo, vedete che va da 0 a 100, e qua possiamo andare a scegliere la suoneria. Abbiamo tutti questi avvisi, il primo che è proprio una suoneria, un allarme. Poi abbiamo invece degli avvisi vocali, però sono in inglese, mentre sotto su The Custom possiamo andare a crearne uno noi, quindi ci farà registrare, vedete, utilizzando appunto il microfono del telefono, l'avviso che vogliamo noi andare ad inserire all'interno della videocamera. Quindi lei, in caso di allarme, andrà a riprodurre quello che noi gli abbiamo registrato. Ma tra poco vi faccio sentire anche quanto è forte il volume della sirena che abbiamo, che è davvero diciamo un aspetto interessante, soprattutto utile avere la possibilità di un suono molto forte. Poi usciamo da questo menu, che è quello diciamo più interessante, perché sono quello che è appunto le caratteristiche che rendono più personalizzabile appunto l'utilizzo di queste videocamere di sorveglianza. Poi abbiamo impostazioni audio, vedete che possiamo andare
andare a regolare il volume dell'altoparlante, possiamo andare a decidere audio bidirezionale, quindi abbiamo tutte le funzioni anche per quanto riguarda invece la parte video, vedete video a specchio, video flip su e giù. Poi usciamo da questo menu, abbiamo la possibilità di impostare la luce, come vi ho detto, perché lei è una videocamera di sorveglianza che è in grado di registrare anche di notte e al buio. Qua possiamo decidere di utilizzare gli infrarossi, quindi vedremo in bianco e nero, ma lei non andrà ad accendere nessuna luce, o utilizzare la visione riflettore. In questo caso lei andrà ad accendere questi LED qua che ha sul fianco, quindi va ad illuminare l'area e ha la possibilità di farci vedere a colori quello che va a registrare e comunque quello che lei sta inquadrando in quel momento. Poi abbiamo carta archivio, questa è la memoria che io ho inserito, quindi la micro SD. Qua ovviamente possiamo andare a formattarla, ci fa vedere anche quanto spazio disponibile abbiamo ancora all'interno della micro SD. Poi abbiamo impostazioni pan e tilt, che è la velocità di movimento della videocamera, perché comunque lei è motorizzata, è in grado ovviamente di girare a destra, a sinistra e su e giù, quindi possiamo andare a decidere se vogliamo un movimento più veloce, un movimento un po' più lento o un movimento molto lento. Quindi un'altra possibilità di utilizzo davvero interessante per quanto riguarda la personalizzazione. Poi sotto abbiamo memoria cloud, però in questo caso la possiamo utilizzare se abbiamo attivato quello che è l'abbonamento cloud, che non è assolutamente obbligatorio. Tutte le videocamere di sorveglianza hanno questo servizio a pagamento, che però nessuna rende obbligatorio. Però se uno volesse, ha la possibilità di avere questo cloud dove viene registrato veramente tutto quello che vogliamo, quindi non solo video di 20 secondi massimi. Poi abbiamo informazioni del dispositivo, qua abbiamo tutto quello che riguarda appunto il nostro dispositivo, la possibilità di ripristinare, di riavviare e anche la possibilità di aggiornare il firmware della videocamera. Poi, tornando fuori da questo menu, ritorniamo nella schermata principale, andando a cliccare su quello che è il triangolino del play, vedete che la videocamera di sorveglianza è subito live. Infatti adesso vedete qua la mia mano, qua sotto abbiamo delle impostazioni che possiamo andare a configurare. Abbiamo SD o HD in base appunto alla connessione, alle prestazioni della nostra rete domestica. Potremmo andare a avere una risoluzione più alta o un po' più bassa per mantenere comunque una fluidità nei movimenti e anche nel quello che è appunto il ritorno video. Poi abbiamo la possibilità, cliccando questo cerchietto con i puntini, di andare a muovere la videocamera di sorveglianza. E infatti quello che vi dicevo a inizio video, se vi ricordate, un suo punto di forza è sicuramente quanto è fluida e reattiva nei movimenti. Adesso io andrò a muovere, vedete, il joystick, e vedete come parte subito nel movimento. È davvero super interessante, vedete quanto è fluida e quanto ci permette di muoverci in scioltezza. Poi abbiamo foto, video, questo per andare a scattare foto, quindi andrò a scattare in questo caso, vedete, una foto, un'istantanea di quello che lei sta inquadrando, o se io vado a cliccare su videocamera vado a far partire io una registrazione manuale, quindi non è una registrazione con un rilevamento di movimento, ma una registrazione che io ho voluto attivare. Poi abbiamo la possibilità di attivare l'audio, cioè l'audio che entra dalla videocamera esce dallo smartphone. Ovviamente adesso è tutto col volume basso, perché sennò va a sovrapporsi la mia voce che entra e esce, quindi un casino. E stessa cosa, se io vado a cliccare su microfono e tengo premuto, la mia voce esce dalla videocamera. Andiamo a disattivarlo, sennò succede un casino a livello audio. Allora, queste sono altre possibilità di utilizzo. Poi qua sotto vedete abbiamo registrazione video su cloud, che è quello che vi dicevo, quindi la possibilità, se vogliamo, non obbligatoria, di utilizzare un abbonamento cloud per avere tutto lo spazio che vogliamo per registrare i nostri video su un cloud dove potremo accedere in qualsiasi momento. Quindi abbiamo vari piani di un mese, di 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, con varie possibilità anche per quanto riguarda le tipologie di cloud come funzioni che ci vengono date. Poi abbiamo riproduzione scheda SD, quindi io adesso cliccando su questa voce posso accedere a quello che è la micro SD. Allora, adesso direi di tornare nel menu principale per andare a vedere che suono potente che ha la sirena, e poi anche andare ad attivare le notifiche per farvi vedere quanto è reattivo anche nell'inviarci la notifica di un movimento all'interno del nostro smartphone. Allora, entriamo nelle impostazioni.
vado ad attivare quello che è Alarm Smart, vado ad attivare le notifiche. Ecco, a questo punto ho attivato le notifiche. Se io adesso vado a girare la videocamera verso di me, a questo punto lei andrà a rilevare una figura umana. Quindi adesso lei, appena andrà a rilevarmi, mi invierà una notifica che è stato rilevato un movimento. Adesso, appena lei rileverà un movimento, invierà sicuramente una notifica che ci darà appunto l'avviso di un movimento. Infatti vedete che è appena arrivato, perché comunque io stavo parlando e lei mi ha rilevato. Adesso vado a disabilitare questa funzione, se no continuano ad arrivare notifiche, perché comunque lei dopo qualche secondo va ad inviare altre notifiche, quindi andiamo a disabilitarle. Perfetto, così evitiamo che continuino ad arrivare notifiche. Adesso volevo farvi sentire invece quello che è la sirena. Allora, se io vado ad attivare Bell Alarm, che è comunque un suono, quindi non una frase detta, vado ad attivarlo. Adesso abbiamo 50% del volume, quindi non siamo al massimo, e il suono che è in grado di dare lei quando rileva un movimento è questo. Adesso lo faccio partire io in manuale, quindi così lo posso andare a fermare quando voglio. Ecco, questo è al 50% della potenzialità del suo volume. Vado ad interromperlo, perché comunque possiamo attivarlo manualmente, come avete visto, o se no altrimenti lei suonerà quando rileva un movimento o quando rileva un movimento che ci invia sia la notifica appunto che poi questo suono che va a segnalare che c'è un'intrusione. Adesso, entrando nelle impostazioni, vado ad alzare questo volume, lo vado a mettere al massimo, quindi vado a metterlo al 100%, torniamo fuori nella schermata principale, ok, e adesso vado a cliccare e andiamo a sentire quanto è forte in questo momento. Sentite che roba, cioè capite che di notte al buio, capite che di notte quando c'è silenzio questo suono è davvero forte, quindi è un avviso davvero importante che ci permette di creare comunque un avvertimento a chi sta entrando in un'area nostra privata, e poi abbiamo comunque questa possibilità di dargli fino a 20 secondi di suono, che comunque è davvero tanta roba. Poi comunque dopo qualche secondo che andrà a fermarsi, lei rileverà ancora il movimento e andrà ancora a inviarci un'altra notifica con ancora questo allarme sonoro molto fastidioso che andrà ad avvisare sia noi che il malintenzionato, che a quel punto si rende conto che qualcosa ha segnalato la sua intrusione. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che è in grado di fare lei, questa videocamera di sorveglianza wifi motorizzata della Sanche, un prodotto che ha 80 euro con pannello solare che mantiene ricaricata la batteria, con in più a volte i coupon applicabili in pagina d'acquisto su Amazon o con i coupon sconto, se riesco a recuperarli qua sotto in descrizione, è possibile abbassare ancora questo prezzo, ma avete visto che le sue caratteristiche principali, ma soprattutto quello che lei è in grado di fare, lo fa davvero secondo me bene per una telecamera di sorveglianza così completa in questa fascia di prezzo. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato ancora della sicurezza domestica da applicare alla vostra abitazione vi è piaciuto e vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, infatti anche di lei ovviamente troverete sia il link qua sotto con i coupon sconto se li riesco a recuperare sempre qua sotto, ma anche nel mio canale Telegram Offerte troverete sempre aggiornati ovviamente quello che sono gli sconti di lei o di qualsiasi prodotto tecnologico che vale la pena acquistare. Ma la cosa importante è iscriversi a questo canale per non perdersi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!